Ciao, come state? Ciao, bene. Molto bene, molto bene, Bene, molto grazie. bene, grazie. Come vi chiamate? Allora, io Cecilia del pianeta Terra. Io Andrea Monardo. Come vi siete conosciuti? Come ci siamo Minchia. Ah, mi ricordo, io mi ricordo la Casa del Popolo. Casa del Popolo? Sì. Sì, giusto. Che forse c'era un concerto Ad Asti, sì, un di. C'era un concerto. concerto degli Slogan, forse, mi Disordine. ricordo adesso, un gruppo di Asti. Yes. E. Ci siamo conosciuti lì, Sì. abbiamo iniziato a chiacchierare, io volevo tornare a suonare e con un nuovo progetto avevo bisogno di un chitarrista e quindi ho trovato Non Mister. potevo non dire di no. Esatto. Non potevo dire di no, come si dice? Non Non potevo potevo dire di dire di no, no, ok. non dire di no. Sì. No, oddio. E avevi un altro progetto prima? Ne ho avuto un'infinità, però in realtà era un periodo di pausa, anche durante il lockdown, ma anche prima del lockdown, non ho più, insomma, fatto nulla e dopo, insomma, dall'estate poi mi sono ripresa. Qual è stato il tuo approccio alla musica? Quando hai incominciato a cantare, Ma a suonare? banalmente, come tutti i ragazzini, c'era una sala prove a San Damiano. E avevo dei compagni di scuola che suonavano lì, sono andata a sentirli, mi è piaciuto l'ambiente, allora ho messo su una cover band, insomma, quando avevo 13-14 anni. Avevi studiato? Lì no, poi ho iniziato a studiare dopo canto moderno, contemporaneo. Io ho iniziato a suonare, mi ricordo che su MTV c'era una pubblicità di Guns N' Roses, tipo una roba strana. Comunque c'era un pezzo di November Rain, Slash che suonava la chitarra fuori dalla chiesa, ho detto benissimo, voglio diventare Slash poi. Ovvio, però all'inizio è stato da MTV, mi ritengo parte di quella generazione che ha iniziato a suonare grazie alla televisione. Non so se sia un bene o un male, però è così. E ho 10 anni, quindi poi ho iniziato a prendere. Ho preso la prima chitarra, una chitarra elettrica da 100 euro che uso tuttora, che Gran bella, reputo la mia mia mamma. chitarra preferita. Ho iniziato a suonare le prime cose che ovviamente erano robe tamarre, con insomma, roba che uno si prende, la chitarra elettrica distorta. Poi, appunto, andando avanti cambia anche il modo di suonare, per fortuna. Quali sono le vostre influenze musicali? Allora, sono tantissime. Ovviamente negli ultimi anni, si sente anche dalla scaletta, insomma, che porto, mi sono appassionata molto della musica black, tutte le sue sfumature, anche insomma, neo soul, eccetera, eccetera. Però mi piace sempre ascoltare anche un po' di cantautorato italiano. Anche insomma, la musica alternativa italiana, se così la possiamo chiamare. Il nome del progetto. Il mio nome è Cecilia del pianeta Terra, è abbastanza venuto fuori naturalmente, avevo bisogno di fare un refresh della mia identità artistica, essendo sempre stata appassionata di tutto ciò che concerne pianeti, universo, spazio, eccetera, eccetera, ho detto ma sì, chiamiamoci così. E fate musica come mestiere o vi mantenete facendo altro? No, io assolutamente credo di essere molto lontano da vivere di musica. L'obiettivo per me è quello, però insomma, più vado avanti, più capisco che è importante, tra l'altro anche difficile, trovare l'equilibrio giusto tra avere il piacere di fare musica e avere un ritorno economico, insomma, quello più vado avanti più capisco che è difficile. Però il mio obiettivo è di pagarmi un affitto. Con qualche Concordo, concerto, insomma. Che concordo, concordo. cos'è per voi la musica? Un posto felice, un bel rifugio, ecco, una casa dove poter ritornare
quotidianamente, insomma, per staccare da tutto, una roba così, non so se ha senso quello che ho detto. Però. Sì, ma anche per me è abbastanza... A tratti penso, magari all'inizio dicevo, cioè vedevo nella musica qualcosa di assurdo, che dicevo, boh, quando ci sono tutti i discorsi, no? Che la musica è un mondo spirituale, interiore, alla fine, appunto, per me è semplicemente un modo di esprimermi, sicuramente, quello in modo molto sincero, soprattutto, ecco, a volte... Si fa più, per me è più difficile magari parlare piuttosto che insomma suonare. Cosa vi spinge proprio a fare musica, a cantare, suonare? Un po' quello che ha detto lui, un istinto di comunicare in un modo non convenzionale. Sì, sì, per me è il piacere di farlo, che nasce senza motivo, come sempre. Lo faccio perché mi piace, non riesco poi a staccarmi da questa cosa. È una dipendenza proprio. Come avviene il processo creativo per comporre una canzone? Ma secondo me non c'è una regola, cioè ognuno ha il suo metodo e anch'io in realtà, cioè un mese compongo in un determinato modo, il mese dopo no. Ultimamente parto sempre dal ritmo e da lì poi cerco di far venire fuori tutto il resto, dalle parole alla musica. Da dov'è che prendi ispirazione? Ma dalla vita di tutti i giorni, ma non solo, da quello che leggo, film che guardo, mostre che vado a vedere. In fase di produzione ti fai dare una mano da qualcuno per arrangiare i testi, la musica o... La produzione, sì, ultimamente mi sto appoggiando a un ragazzo di Assi, che si chiama Matteo Bianco, ci vuole un po' di pubblicità, Void Noise, e che mi aiuta nella produzione artistica dei brani, quindi tutto ciò che concerne l'arrangiamento degli inediti. Il testo delle tue canzoni è importante? Sì, ma... non ho un approccio, come posso dirti, classico del cantautorato classico italiano, ma per me è importante anche il groove che hanno le parole, no? Il ritmo. Almeno sto cercando di scrivere in questo modo qua. Sì, figo, tenere conto del testo, del messaggio, però alla fine è una canzone, quindi deve essere anche musica, no? Deve essere musicale. E di cosa trattano i tuoi testi? Di insicurezze, sicurezze, riflessioni in realtà che partono dalla sfera personale per cercare di diventare un messaggio in realtà comune, non so, universale. E in che lingua sono? Italiano. Soffieremo via tutta questa nebbia, questi spazi troppo stretti per i miei tuoi progetti, come nostra una baleena, farò giro del pianeta prima di atterrare lì da te. Concerto, live, qual è il rapporto? Vi piace, vi terrorizza il palco? A me... allora, mi ansia abbastanza, se devo dire la verità, però è un rapporto strano. Poi
quello è sempre poi il mio obiettivo, cioè nel senso il mio obiettivo è poi portare la roba dal vivo, tutto quello che faccio, anzi sono molto dell'idea che anche su di me ho lavorato molto per uscire dall'autismo della cameretta, insomma, dell'allenamento individuale e l'abitudine a suonare live. Ci vuole, per me, insomma, so che devo sempre abituarmi, più ne faccio più sono tranquillo sostanzialmente. Sì. È qualcosa, sicuramente non è una sfera, non è la mia comfort zone, non mi sento sicuramente proprio nel mio agio totale. A volte sì, anche, per carità, ci sono concerti, cioè ogni concerto poi io mi sento diverso. Sì, sì, proprio, sì. Cioè è uno stato d'animo che cambia molto. Devo farne tanti per quanto riguarda me, insomma. Sì, condivido anch'io. Un po' di ansietta c'è sempre, è giusto, fisiologico. Sì. Quindi preferisci più un momento sul palco o delle prove? Preferite? No, sul palco. Beh, sì. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Beh, è stato bello anche il primo che abbiamo fatto insieme, no? È stato un po' un trampolino di lancio, visto che... Quando era? Non mi ricordo più. Era a maggio, credo, dell'anno scorso. Ah, la Casa del Popolo? La Casa del Popolo, sì. Là, sì, circolarci. Sì. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? No, boh, io mi scaldo la voce, non so se è un rito scaramantico. Per voi è importante l'aspetto puramente visivo del palco, dei visual, l'abbigliamento, l'atteggiamento? Beh, la sua importanza ce l'ha. Sì, secondo me, vabbè, sicuramente il discorso scenico, quello sarebbe molto bello, anzi credo sia... molto importante, quello poi è direttamente proporzionale anche poi al budget che si ha, però secondo me anche poi in merito alla presenza scenica anche lì un discorso prima persona, ci vuole anche lì tanto allenamento. La mia attitudine ad esempio è quella magari di quando suono con magari qualche gruppo così di mi chiudo mai, non guardo più tanto il palco. E, insomma, è facile anche chiudersi dal vivo, quindi, sì, però bisogna allenarsi un bel po' a ricordarsi che uno suona per un pubblico che ha davanti. Sì, non, questo è vero, anche mai capito. Che strumentazione avete sul palco? Allora, per adesso ci stiamo muovendo in questo modo, io mi appoggio ad Ableton Live, da cui faccio partire delle tracce. E in più vi accompagno sia con o un sintetizzatore oppure la tastiera MIDI a cui insomma, collego i vari suoni di audio. Sì, sì, sì. Accompagno principalmente con la chitarra acustica, poi una chitarra elettrica, un basso. Come ti dicevo prima, sto uscendo dal discorso amplificazione per provare un po' di fare quello digitale, solo scheda audio. Lockdown, durante questi 2 anni siete riusciti a continuare a scrivere, a fare musica, oppure vi siete chiusi? Allora, musica in camera ho fatto, nel senso che è stato utile per me per capire quale direzione prendere in ambito musicale, visto che comunque venivo già da un periodo di pausa. Mi ha fatto maturare una nuova consapevolezza artistica. Tra 5 anni, come vi vedete? Guarda, io faccio già fatica a pensare come mi vedrò domani. Domani mattina? Cioè, io ho già paura di domani mattina. Tra 5 anni, boh, io come mi vedo? Una paura folle. Io spero angoscia. Non sposato. Spero non sì, sposato. Io non lo so. Spero di avere comunque piacere, continuare ad avere piacere per la musica, male, insomma. Certo. Che questo sì. Nell'ambito, quello è. Questo sì. Per il resto... si vedrà. So che ti manca l'aria, che ti senti un'altra. Da quando hai visto Berlino, poi Londra e Parigi, hai perso poi tutti i tuoi amici, ma hai ritrovato e non c'è stato quello che resta di te. Social, li usate, non li usate, li avviate? Sì, guarda, io non sono, devo dire, ultimamente molto dipendente da Instagram e un po' perché ci trovo delle cose che mi interessano
anche nell'ambito musicale ci sono delle pagine interessanti. E un po' perché ci perdo tempo. Ovviamente oggi come oggi fare musica significa essere anche attivi da quel punto di vista lì. Sì, io a me, appunto, anche a me ansiano un po', nel senso che mi accorgo di avere una dipendenza, insomma, quindi meccanismi di ansia correlati a Instagram, però riconosco che sia uno strumento pubblicitario più forte in questo momento, perciò se, insomma, sono un po' dell'idea che imparare a usarli sia una roba da buttare giù e fare, appunto. Nel miglior modo che uno riesce a fare. Quali sono i vostri progetti futuri? Video, dischi, registrazioni? Ma per quanto riguarda gli inediti, mi piacerebbe appunto pubblicare qualcosa in primavera di quest'anno. Quanti ne hai, inediti? L'optimum sarebbe arrivare a 4-5, adesso di pronti e finiti 2. Non sono molti. Lol. Volete lasciare i vostri riferimenti social, casomai qualcuno li voglia ascoltare? Prego, inizia Vabbè, tu. io nome e cognome, Andrea Monardo, e basta. Andrea Monardo Music, però già col nome dovrei esserci tra le robe che escono, sì. Io sono Cecilia dal pianeta Terra, del pianeta Terra, adesso vi confondo anch'io, tutto attaccato e niente, si trova lì tutte le info. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Bam bam bam, Beh, così. se ci credo pensarci. Ah, vabbè, io ho le mie fisse, nel senso Vai! che ogni per me Dijon, che vabbè, non so dire chi è. Poi vabbè, Frank Ocean, White Mary, adesso mi piace molto lei. Allora, ma io dico quelli che poi sono, Madonna, dico i miei artisti preferiti, ecco, perché Vai! poi è soggettivo, insomma, ognuno può ascoltare quello che vuole ascoltare. Vabbè, per me, per il jazz, Pat Metheny, insomma, perché l'ho sempre ascoltato tanto, ho faticato ad apprezzarlo, però mi sento di essere arrivato a un buon punto di comprensione di quell'artista, quindi mi piace molto, e vabbè, poi il mio gruppo preferito che sono i Dream Theater. I Guns N' Roses, basta, perché Voilà. sono stati il mio gruppo dei sogni per anni e anni. Molte grazie. Grazie Grazie a te. Ciao ciao. a te. Ciao. Grazie.